Questa sera abbiamo diversi ospiti. Antonio Marino ha una testimonianza eccezionale. Alcuni di voi hanno ricevuto poco fa un video che Enilla ha pubblicato e lei non sapeva, chi fosse questo giovane che ha prestato servizio presso l'ospedale da campo della Samaritan Purse nei giorni scorsi. E ho avuto la gioia, il privilegio di conoscerlo e di invitarlo all'incontro di questa sera e ci racconterà qualche bella testimonianza. Piacere di conoscerti, Grazie, fratello. Antonio. Ho sentito parlare molto bene di te, da parte del nostro amico, Barnaba Ruggeri, che ha prestato servizio insieme a te e vi siete conosciuti lì a Cremona. Allora, le notizie di Cremona di questa sera, no, di Cremona, scusate, sono piuttosto ancora gravi, diciamo. 195 vittime oggi ho sentito poco fa al telegiornale. E i decessi a oggi in Italia, a causa del coronavirus, sono 31.106 persone, di cui la metà, 15.187, controllati proprio poco fa su Google, sono avvenuti in Lombardia. Noi abbiamo il primato in Italia. Io vorrei fare un appello prima di proseguire. I latini avevano un'espressione che diceva così: memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris, che tradotto in italiano significa: uomo, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Ma questo è avvalorato anche dalla parola di Dio in Genesi 3:19, dice così: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Questo l'aveva detto ad Adamo. Finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Prendo spunto dalla notizia accaduta a noi, la notizia della morte di mia sorella il 24 aprile e di mio cognato, il marito di mia sorella. Immaginate, in 2 settimane, stamattina alle 2 di notte, è andato col Signore e noi abbiamo bisogno di riflettere. Amen. Signore, siamo qui davanti a te questa sera, il 13 maggio del 2020, e ti ringraziamo perché siamo ancora in vita, Signore. Amen. Altri, molto, molto più giovani di noi, Oh, non ci Signore. sono più. Ed è stata la tua bontà di Alleluia. trattenerci qui su questa terra e vogliamo ringraziarti e benedirti. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, come pregava Mosè, l'uomo di Dio, nel Salmo 90, affinché impariamo a vivere bene, a avere un cuore saggio, a non agire in maniera sconsiderata, perché dovremo tutti comparire davanti al tuo tribunale e vogliamo essere preparati per quel momento. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Allora, io voglio farvi conoscere, alcuni dei nostri membri di chiesa la conoscono già perché è stata nostra ospite, gradita nostra ospite, alcuni mesi fa. Enilla Pistoia. Perché vi dico, è stato per mezzo di Enilla che io ho potuto invitare Antonio Marino questa sera. È una sorella di Lodi, frequenta la chiesa pastorata dal pastore, Gennaro Chiocca, e lei cura una rubrica, una chat su WhatsApp con tutte le notizie più aggiornate. Lei è una giornalista, scrive anche per un giornale cristiano. Enilla, ti puoi presentare per favore e dare anche i tuoi contatti in modo che i fratelli interessati possano sintonizzarsi sulla tua chat? Va bene.
Allora, pace a tutti, è un piacere essere qua con voi questa sera, un piacere rivedere il pastore Piccolo e sua moglie e vi ringrazio dell'invito. C'è da fare una precisazione, Enilla è il mio nome vero, Lella francese è il nome con cui io firmo i miei elaborati, i miei articoli e così via. Beh, sì, è molto semplice, diciamo che ho diversi contatti, per chi volesse basta... su WhatsApp c'è un numero di telefono, come tutti sapete, che posso lasciare tranquillamente e che se volete prendere nota io non ho problemi, che è il 339-3272-746 e, oppure potete trovarmi tramite mail che corrisponde a lellafrancese@yahoo.it. Queste sono le vie più veloci, più facili. Come diceva appunto Pastore Piccolo, sì, io scrivo per Notizie Cristiane, mi occupo un po' delle varie argomentazioni. In questo periodo, diciamo, sto seguendo molto le testimonianze in seguito alle guarigioni, ai miracoli avvenuti in seguito a malattie del Covid e per quanto riguarda la cura del plasma. Questi sono, diciamo, adesso come adesso gli argomenti più interessanti, più battuti, ma anche perché ovviamente considerata la drammaticità del periodo attuale sono quelli che interessano di più. Direi che non c'è molto da dire, insomma, ecco, come ha già detto il pastore, tutto lì, ecco, nient'altro. Dio vi benedica, grazie dell'opportunità. Grazie Enilla, mi ha fatto piacere averti con noi questa sera e grazie del tuo contributo, perché spesso leggiamo testimonianze commoventi che tu riesci a ricevere e poi mettere lì sulla tua chat e sono veramente incoraggianti. E dobbiamo ringraziare te, anche se tu stessa non conoscevi il fratello Antonio Marino, ma è stato grazie a te che abbiamo potuto leggere questa bella testimonianza che lui stesso ha mandato in giro, non so come. C'è una stazione televisiva, Cremona 1, che ha pubblicato dei servizi eccezionali, interessantissimi. L'altra sera ho visto delle notizie che riguardavano appunto il Samaritan Purse o la Samaritan Purse, la ONG americana che ha trascorso quasi 2 mesi a Cremona e quindi alcuni volontari si sono resi disponibili per prestare il loro servizio, tra questi anche Antonio Marino. Antonio, io ti ringrazio per essere qui con noi questa sera e vogliamo che tu ci parli e ci dica quello che è avvenuto, qualcuna delle testimonianze eccezionali a cui hai assistito. Come cappellano tu dovevi confortare le persone che erano malate e che erano forse in punto di morte, per cui vorremmo darti il benvenuto a questo incontro. E so che tu sei interessato ad essere presente anche domenica prossima perché hai studiato in una città vicina a quella del nostro oratore di domenica, il pastore Philip Niblett, che avremo il piacere di ospitare domenica al nostro culto. Benvenuto Antonio Marino, presentati, dici chi sei e cosa stai facendo. Amen, grazie. Grazie, grazie, grazie di cuore, sono veramente molto onorato di questo invito. E, oggi ho parlato con il fratello Giuseppe, un uomo veramente pieno di entusiasmo e veramente mi ha fatto molto 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 piacere e conoscerti. Sì, allora sono Antonio Marino, sono un finto giovane, perché non sono più giovane, ho 46 anni, sono sposato e il Signore ci ha donato tre bellissime figlie. Vivo a Piacenza, però in realtà non provengo dall'Emilia. Sono nato e cresciuto in Germania, i miei genitori sono stati dei immigranti
in Germania e sono di origine molisane. Dopo aver finito i nostri studi, io e mia moglie abbiamo deciso di ritornare in Italia e ho voluto ritornare lì, nella terra dei miei avi, in Molise, dove abbiamo vissuto per diversi anni. Per la grazia del Signore abbiamo fondato una chiesa lì in provincia di Campobasso. La chiesa adesso è stabile e completamente autonoma e ora ci siamo trasferiti qui al nord, a Piacenza, dove collaboriamo con una chiesa locale. Sono responsabile di Ethnos 360, è una missione evangelica che noi lavoriamo tra i non raggiunti. Cerchiamo di raggiungere coloro che appunto che non hanno mai sentito, mai avuto la possibilità di ascoltare il Vangelo. In tutto il mondo siamo molto grandi, abbiamo più di 3.400 missionari a pieno tempo, però in Italia siamo ancora piccolini. Però abbiamo diversi missionari italiani che abbiamo mandato in diverse parti del mondo, soprattutto in Africa occidentale, per fare appunto i missionari. Ecco, questo è un po' in corto la mia storia, la mia biografia. Potevamo farti qualche domanda. Ci puoi raccontare qualche episodio? Tu mi hai detto che prima hai servito come interprete e poi invece come cappellano. Puoi spiegarci meglio il lavoro che hai svolto? Sì, allora praticamente io appena mi si è presentato questa opportunità, no, di andare lì a Cremona, l'ho colta ovviamente con riserva, perché era un qualcosa che desideravo fare dopo un po' che stavamo qui a casa. Sentivo veramente il bisogno di fare qualcosa in più, soprattutto quando leggevo, sentivo in televisione delle persone che morivano sole, era qualcosa che mi straziava il cuore, e così avevo posto questa cosa in preghiera. Un fratello della mia chiesa, lui è responsabile di un autonoleggio e che riforniva proprio i Samaritan Purse, dei quali avevo sentito online, che erano lì presenti a Cremona, dicevano che non potevano aprire l'ospedale se non ci fossero degli interpreti. E stavamo in un contro Zoom come questo, e lui ha posto questo bisogno e io mi sono veramente sentito chiamato. Ci ho riflettuto veramente un attimo e ne ho parlato un secondo con mia moglie e poi ho scritto alla responsabile dicendo chi ero. Io ho insegnato anche lingue, quindi so bene l'inglese, e così, dicendo però che ero anche un ministro e che ero veramente, volevo semplicemente servire. E loro mi hanno preso, ho fatto i primi 3 giorni come interprete, dopodiché la missione mi ha chiesto: guarda, vorremmo che invece tu facessi anche il cappellano, no? Che ti curassi di più della parte spirituale. Cosa che tra l'altro già stavo facendo, però poi ci siamo resi conto che una volta che stavo fuori anche con gli altri cappellani, avevo molta possibilità di comunicare il Vangelo con la gente intorno a noi, la gente, i parenti e le persone che stavano intorno all'ospedale, ma non avevo più questa grande possibilità di parlare veramente con i pazienti nella zona contaminata. E così dopo 2 giorni ho chiesto alla direzione di farmi rientrare, come interprete, perché io volevo stare proprio dentro, nella zona contaminata, volevo stare con i pazienti, perché questo era il motivo anche per il quale mi ero alla fine, ero diventato un volontario, anche perché era proprio il momento più critico, le persone stavano morendo, persone che avevo conosciuto quei giorni che sono stato lì, e così loro hanno... Mi hanno riintegrato in un certo qual modo. E sì, però il Signore ha fatto tutto in un modo così che poi non ero più soltanto l'interprete, ma veramente ero, diciamo così, il cappellano. Forse è un'espressione molto, molto cattolica che magari che non ci appartiene tanto, ma ero, diciamo così, ero il, se vogliamo chiamarlo così, facevo funzione da pastore, da evangelista dentro alle tende, sia nella terapia intensiva sia nei diversi reparti, e veramente il Signore mi ha dato tantissime opportunità di predicare il Vangelo, di pregare con i nostri pazienti. Ecco, questo è un po' come tutto iniziato. Ho letto che le autorità di Cremona
hanno deciso di concedere la cittadinanza onoraria a diversi di questi americani, perché hanno molto apprezzato la loro offerta di collaborazione. Naturalmente in quel video di un'ora circa che ho ascoltato dalle 2 alle 3 di notte e non riuscivo a staccarmene, se tu riesci a procurarcela la manderemo in giro ai nostri fratelli, perché era eccezionale. Tu eri tra gli interpreti anche, e parlavano molti di questi americani che hanno lasciato le loro case, persone anche che venivano dal Canada e da diverse città, e che erano rimaste commosse. La gente proprio l'ha presa a ben volere, portava dei doni, eccetera, e quindi hanno lasciato un'impronta positiva. Il vescovo stesso ha parlato molto bene della Samaritan Purse, e quindi è stata un'ottima testimonianza. Quando sentono parlare di evangelici sanno che cosa sono queste persone. È vero, puoi darci qualche notizia di qualche persona che piangeva? Ho visto anche un uomo che piangeva quando era stato dimesso perché era sul punto di morire. Hai qualche testimonianza del genere, Antonio? Ah, assolutamente. Allora, io vi posso dire questo, che in questi giorni che siamo stati là, in questi 2 mesi, si sono convertiti i pazienti, si sono convertiti i parenti dei pazienti, si sono convertiti i poliziotti, perché poi il nostro campo era presidiato dai poliziotti, e quindi si sono convertiti diversi poliziotti, si sono convertiti i giornalisti, che insomma è qualcosa che non ho mai visto prima. Io mi sono chiesto, ma perché? Perché ciò è stato possibile? Perché alla fine il messaggio è sempre quello, è il messaggio che predichiamo da sempre. Come mai che ha avuto così un grandissimo effetto a Cremona? E io credo che i motivi sono due. Uno è l'unità, perché noi eravamo lì da diverse denominazioni, praticamente c'erano pentecostali, metodisti, battisti, dei fratelli, assemblee di Dio, diverse missioni, perché non tutti eravamo del Samaritan Purse. Lavoravamo tutti per Samaritan Purse, ma eravamo prestati da altre missioni, anche i medici. Però lì c'era una unità che non ho mai visto prima. Eravamo tutti uniti sotto un'unica bandiera, la bandiera della, non della Samaritan Purse, ma della croce. E io penso che questo il Signore l'ha benedetto, e questo si è visto. Inoltre, io credo che quando il Vangelo viene predicato, viene solamente predicato un conto, ma quando invece il Vangelo viene predicato aggiungendoci gli atti d'amore da parte del corpo di Cristo, allora aumenta di potenza, ed ecco perché è stato così accettato. Io vi posso fare un esempio, vi vorrei fare tantissimi esempi, magari iniziamo con uno. Proprio all'inizio, uno dei pazienti con il quale io ho legato di più è stato Gianfranco. Gianfranco lo volevo veramente bene da morire, ci siamo subito affezionati a lui, e lui purtroppo però aveva un grande problema, perché già prima del Covid soffriva di una tracheotomia, quindi aveva già problemi respiratori. Dopodiché, oltre ad avere ammalarsi di una polmonite virale, purtroppo si è ammalato anche di una polmonite batterica, e alla fine non ce l'ha fatta. Però vi posso dire una cosa. Allora, prima di tutto è nata questa bellissima relazione con Gianfranco. Vi posso dire questo, che tre ore prima che Gianfranco è morto si è convertito. E questo qui è qualcosa di veramente bellissimo, grandioso. Ma non soltanto questo, se voi aveste visto il modo di come le infermieri, i dottori trattavano Gianfranco, era qualcosa che veramente colpiva, qualcosa che i stessi pazienti dicevano: non abbiamo mai visto una cosa del genere, perché non lo facevano solo con Gianfranco, ma lo facevano con tutti. Ma uso l'esempio di Gianfranco: stavano lì intorno, lo accarezzavano, gli massaggiavano i piedi, lo incoraggiavano in continuazione. E poi mi ricordo in modo particolare di una infermiera di nome Joni, una cantante, ovviamente una sorella in fede. Lei faceva il turno di notte, io avevo la possibilità di conoscere sia quelli del turno di giorno sia quelli del turno di notte, perché io facevo turni da 12 ore, iniziavo alle 12 a mezzogiorno e lavoravo fino alle 24,
e così avevo la possibilità di vedere sia quelli del turno di giorno e quello del turno di notte. E questa particolare infermiera mi disse, che è una cantante, disse: Antonio, perché non mi mandi delle canzoni cristiane italiane col testo? Così io le imparo e le canto a Gianfranco. Ora immaginatevi, questa qui ha lavorato tutta la notte, io le ho mandato le canzoni, lei se le scaricava, le imparava a memoria perché non si poteva portare niente nella zona contaminata, e per cantarle poi a Gianfranco. E quando Gianfranco è andato col Signore, allora, nel momento che si è convertito, tutto l'essere di Gianfranco era diverso. Lui soffriva, però dal momento che aveva accettato il Signore si vedeva proprio dalla sua faccia che aveva avuto una pace che prima non aveva. E mentre moriva, c'erano, vengono ancora oggi le lacrime soltanto quando io ci penso, c'erano due o tre infermieri che lo mantenevano le mani e altri che cantavano con lui. Allora, la mia preghiera è stata esaudita, perché io ho detto: non voglio assolutamente che qualcuno muoia di nuovo da solo. E da noi sono stati guariti tantissimi, perché veramente il Signore ha fatto dei miracoli. Però gli posso dire, sono anche morti delle persone, ma una cosa vi posso assicurare, che nessuno è morto da solo. Nessuno è morto da solo. Per tutti quanti è stato pregato, tutti quanti gli siamo stati vicini, e nessuno è stato da solo in quel momento così tragico. Però ci sono stati anche delle guarigioni, insomma, poi per finire la storia di Gianfranco, è stato così colpito quello che è stato fatto con lui, che praticamente sono adesso un buon amico con Monica, la figlia di Gianfranco, che vuole conoscerci, che vuole conoscere la nostra fede, vuole conoscere la fede che ha abbracciato anche suo padre poco prima di morire, che è stata colpita appunto da questo amore che hanno dato i samaritani. E, non lo so, io potrei raccontare tante storie, forse racconto questa, poi gli do la parola a Giuseppe. Vi potrei raccontare di un altro mio paziente preferito, lui si chiama Ottorino, e quando lui è arrivato stava veramente in condizioni gravissime, perché aveva praticamente, gli avevano dato la morfina. Di solito gli danno la morfina quando soffri troppo e non c'è più niente da fare, gli danno la morfina. La prima cosa che i dottori hanno fatto nel nostro ospedale, gli hanno tolto la morfina. E ora eravamo preoccupati, perché dobbiamo vedere, adesso dobbiamo riuscire a capire perché gli hanno dato la morfina, e non siamo riusciti a capirlo. E poi abbiamo cercato di calmarlo, ma lui era veramente totalmente confuso, parlava di sua moglie, poi aveva paura che lo volevamo soffocare, insomma era del tutto confuso. Poi io cercavo di parlargli, dice: signor Ottorino, cosa possiamo fare per lei? E lui poi pian piano dice: ho paura, io ho un'ansia. E le persone che venivano da noi avevano veramente tantissima paura, avevano veramente, perché prima di tutto il Covid non è una malattia diabolica, è una malattia diabolica, è una cosa orribile. Poi venivano portati nelle tende, vi potete immaginare che questo faceva ancora più paura. E allora io dissi al dottore, dice: ma che cosa possiamo fare? E il dottore disse: no, non abbiamo niente che gli possiamo dare per calmarlo. Lui dice: ma cosa possiamo fare? Allora il dottore mi disse: prega con lui. E questa è una cosa incredibile, perché ogni cosa veniva fatta lì in preghiera, ogni cosa, fratelli e sorelle, veniva fatta veramente in preghiera. Prima che si iniziava il turno, le infermiere e i dottori pregavano. Quando lavoravano con i pazienti si pregava. Insomma, c'era un continuo pregare. E allora lui disse: prega per lui. Così io l'ho fatto, ho pregato per Ottorino e subito si è calmato. Si è calmato e si è addormentato. Ha avuto ancora una notte irrequieta, però onestamente i dottori mi dissero: preghiamo che domani mattina lo troviamo vivo, perché non sapevamo, e soprattutto preghiamo che non sia che non abbia segni di astinenza, no? E così abbiamo pregato. Il giorno dopo, quando ritornai, l'ho trovato seduto addirittura mangiando una mela, tranquillissimo. Aveva ancora bisogno di tanto ossigeno, no? Però noi vedevamo che lui migliorava sempre di più, no? E cresceva questa relazione. Io mi ricordo che perché poi fuori dall'ospedale potevano venire anche i parenti, no? E quindi io ho parlato con sua moglie
E gli ho detto questo, gli ho detto, guarda, carissima, se suo marito è vivo, non è tanto perché per i medici, ma è per la potenza di Dio. Dicendo, guarda, che noi siamo un ospedale evangelico e crediamo veramente nella potenza della preghiera, crediamo in un Dio che può fare i miracoli. E lei ha detto, io ci credo assolutamente, perché io vedo che mio marito sta migliorando, cosa che prima nell'altro ospedale non era possibile. Tornai, gli ho raccontato questa storia, a lui le ha fatto tanto piacere, poi gli ho chiesto di pregare, non so, mi sono sentito di pregare di nuovo con lui, no? Di pregare con lui, e ho pregato in modo specifico al Signore di toccare i suoi polmoni. E poi me ne sono andato. Il giorno dopo, una mia collega, che tra l'altro era l'unica, diciamo, era l'unica cattolica degli interpreti, ma non era una cattolica qualunque, era una suora francescana, con la quale adesso ho un grande rapporto. Lei mi ha chiesto di continuare a studiare con lei la Bibbia. In ogni modo, lei mi chiama, dice, Antonio, devi entrare perché c'è qualcosa che devi sentire. Così io entro e Ottolino mi voleva parlare. E lo disse davanti a questa suora. E disse, Antonio, io non so cosa è successo, però quando tu avevi finito di pregare, per la prima volta sono riuscito a respirare autonomamente. Era come se il Signore avesse veramente toccato i miei polmoni e io riuscivo di nuovo a respirare liberamente. E è stato un momento questo qui, è stato come se il Signore gli avesse voluto dire, guarda Torino, io esisto, io ci sono e io ti posso guarire. E, insomma, a fare la storia, una lunga storia corta, Torino è stato dimesso sano e ora sta di nuovo con i suoi parenti. Quindi il Signore è veramente grandioso. Testimonianza, io non mi stancherei mai di ascoltarti, Antonio, sinceramente non mi stancherei. Comunque ti avremo ancora domenica prossima, hai promesso di esserci, e speriamo di avere qualche altro episodio di quello che il Signore ha fatto per te. Allora vorrei chiedere a Sara e Lele di cantare un solo canto stasera, Dio Padre nostro. Ed egli è il padre di tutti noi, esatto. E noi vogliamo rivolgerci a lui. Amen, Sara, grazie. Sara e lei. Ho scelto questo canto perché mi ha colpito comunque tantissimo quello che è stato raccontato, mi permetto di dire questa cosa. E quello che stanno facendo queste persone è appunto portare il regno di Dio sulla terra in qualche modo, no? E questo questa è la parte che io amo di più della preghiera. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E questo canto è il Padre nostro. Dio Padre nei cieli, santo è il nome tuo, che venga il tuo regno e la tua volontà, così in terra come in cielo, così in terra come in cielo, Dio Padre nei cieli, santo è il nome tuo, che venga il tuo regno e la tua volontà, così in terra
cielo, così in terra come in cielo, venga il tuo regno, venga il tuo regno, chiedilo, venga il tuo regno, 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 tu è il regno, tua la potenza, tua e la gloria per sempre, amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua e la gloria per sempre, amen. Tuo è il regno, tuo è il regno, tua la potenza, tua e la gloria per sempre, amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua e la gloria per sempre, amen. Per sempre venga il tuo regno. Così in terra come in cielo. Gesù. Venga il tuo regno, regno tua, la potenza tua e la gloria per sempre, amen. Tuo è il regno, tua la potenza tua e la gloria per sempre, amen. Amen, amen, gloria a Dio. Vedete, questo libro è stato spedito da Napoli ed è arrivato oggi, e questo è un miracolo, perché nel giro di 2 giorni questo libro che il fratello Marra aveva deciso di regalarmi è arrivato, mentre gli altri libri di cui abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni hanno impiegato circa 2 settimane o più. È il libro del fratello Daniele Marra, mio caro amico, ma scritto una bella dedica al fratello in Cristo Giuseppe Piccolo, amico caro di varie esperienze spirituali, con tanto affetto cristiano. Porgo questo modesto scritto, tu e lui, Daniele Marra. Ed è stato pubblicato qualche mese fa, a gennaio è uscito, ed è un bellissimo libro che leggerò con piacere. Purtroppo avevo deciso di leggere, ma sono stato talmente impegnato anche con le
notizie del funerale di mio cognato mi hanno distratto un po'. Daniele, sei presente da qualche parte? Possiamo sentire la tua voce? Così vogliamo farti salutare. Forse non c'è. E allora, se il fratello Marra non c'è stasera, noi lo vedremo senz'altro venerdì prossimo alle ore 21. Ma se andrete via prima che io concluda la riunione, voglio dirvi che domenica prossima avremo ospite il pastore Niblet dall'Inghilterra, direttamente dall'Inghilterra, e saremo collegati con tutti i membri della Chiesa di Como. Faremo una riunione congiunta, quindi ci troveremo insieme con altri membri di Chiesa di Como e quindi potremo lodare e glorificare il nome del Signore insieme. Allora, adesso vorrei inquadrare il predicatore, il fratello Roberto Bracco. Roberto Bracco, ho detto, ha qualcosa di Bracco, perché lo che definivamo Bracchino aveva assunto lo stesso stile proprio di Roberto Bracco, perché è vissuto con Roberto Bracco. È stato il mio pastore, quindi. Ecco, racconta un po' qualcosa, Roberto, perché ti conoscono poco i nostri membri di chiesa. Sei stato solo una volta o due. Ma sono stato per alcuni giorni. Vabbè, che posso dire che è un piacere per me stasera condividere con voi alcuni pensieri della parola di Dio. E tanto anzitutto desidero esprimervi il nostro più caro e affettuoso saluto, quindi sia da parte mia che di mia moglie. È un piacere essere con voi, e un saluto particolare ed un ringraziamento anche al pastore Piccolo, nonché mio cugino, per il gentile invito che mi ha rivolto per condividere con voi un pensiero dalla parola di Dio. Come mio cugino sa, noi veniamo dalla Lombardia, diciamo, perché ci siamo trovati per 21 giorni nella provincia di Milano a curare una comunità. Purtroppo a causa del coronavirus siamo dovuti tornare a casa. Ed ora siamo qui, augurandoci che al più presto questa epidemia possa in qualche modo indebolirsi per poter tornare per un breve periodo ancora insieme ai nostri fratelli lì della provincia di Milano. Come io ho detto già in altra occasione, il Signore mi ha salvato quando avevo soltanto 17 anni, nel lontano 1954. Fu un'esperienza indimenticabile, perché la sera del 4 novembre del 1954, era un venerdì ed era anche festa nazionale, mi recai nella chiesa di Roma, via dei Bruzzi, dove era pastore il fratello Roberto Bracco, e quella sera era di passaggio un predicatore che veniva dagli Stati Uniti, un certo fratello Harold Herman, che alcuni certamente avranno conosciuto. Io ero andato lì con un desiderio che avevo espresso davanti al Signore a seguito di una forte crisi esistenziale. Avevo detto al Signore: Signore, se tu veramente esisti, come mia madre mi diceva spesso, mia madre si era convertita da alcuni anni, e se tu veramente esisti, come mia madre mi dice, mi devi dare un segno inequivocabile della tua esistenza. E Dio mi ha preso in parola, perché io gli avevo detto: Signore, se tu ti fai conoscere, io ti consacro la mia vita, ti do la mia vita. E quindi la sera del 4 novembre ascoltai il messaggio della parola di Dio, il predicatore fece l'appello, io andai avanti assieme ad altre 20 persone. E lì avvenne qualcosa di miracoloso, di soprannaturale, perché questo predicatore cominciò a pregare in inglese e caso volle, ma io credo che non fu il caso, che quella sera la preghiera non fu interpretata. Ma appena lui cominciò a pregare, qualcosa successe nella mia vita. Sentì come un forte boato dentro di me, come un tuono.
e al tempo stesso un fuoco scendere sul mio capo e invadere tutta la mia vita, ed una voce così dolce, così gentile, che dentro di me, a distanza, sapete, di oltre 66 anni, ancora la sento viva nel mio cuore. Una voce che ripeteva: gloria a Gesù, alleluia. In quel momento io dissi fra me: Signore, Dio, tu esisti veramente. E cominciai a piangere come un bambino e cominciai a lodare Dio. Quella voce fuoriusciva dalle mie labbra impetuosa e a voce alta lodavo e glorificavo il nome del Signore. Pensavo che le persone che erano venute con me fossero tutte lì intorno, ma quando il pastore mise la sua mano sulla mia spalla mi accorsi che ero solo, non c'era nessuno, ero solo io che gridava a voce alta proprio, quasi a squarciagola: gloria a Gesù, alleluia. Quando terminò la riunione non vedevo l'ora di abbracciare tutte quelle persone se avessi potuto. Sentì un amore così grande verso di loro. Realizzai in quella sera che da quel momento erano diventata la mia famiglia. Gloria a Dio, sono trascorsi 66 anni da quell'esperienza. Naturalmente non si è fermata lì la mia esperienza, perché dopo alcuni anni i fratelli mi hanno incoraggiato ad iniziare un'opera, diciamo, di evangelizzazione, un'opera missionaria nella zona della Calabria, ad Amantea. Sono stato lì per 2 anni e andai, avendomi detto i fratelli che lì c'era una comunità, una fiorente comunità, ma che era stata abbandonata, non c'era più un pastore. Insomma, conclusione, mi accorsi alla fine che non c'era neppure un credente. Per 2 anni mi trattenni solo, ma fu un periodo benedetto da Dio, una solitudine con Dio, e feci tante di quelle esperienze, vidi tanti di quei miracoli che io stasera vi potrei trattenere non so quale tempo, quanto tempo. Grazie a Dio poi tornai a Roma, mi sposai, rimasi a Roma per collaborare con il pastore Bracco, e da quel tempo, insomma, sono rimasto a Roma, anche se poi il Signore ci ha dato grazia di trascorrere un periodo dopo aver iniziato 4 comunità a Roma, anzi 5 comunità, siamo andati in Canada con mia moglie, dove siamo stati per 2 anni, una prima volta, poi un altro anno, e poi siamo tornati a Roma e ancora altre missioni, e l'ultima è stata qui, nella provincia di Milano. Io siamo grati al Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Sapete, io dico sempre, non è tanto importante quello che noi facciamo per il Signore, quanto è importante quello che il Signore fa per noi. E io potrei ripetere la frase del salmista: Dio ha fatto cose grandi anche per noi, e anche noi siamo nella gioia. E stasera è una gioia essere con voi per condividere un pensiero della parola di Dio. Non voglio prendere altro tempo, vorrei che ci rivolgessimo alla parola del Signore. Desidero ora richiamare la mia e la vostra attenzione su di un soggetto di fondamentale importanza, al fine di poter essere sempre di più all'altezza della nostra testimonianza di fede pentecostale: l'unzione dello Spirito Santo. Ripeto, l'unzione dello Spirito Santo. Vogliamo leggere da secondo libro di Re, al capitolo 2, i versetti da 9 a 10. Leggerò ovviamente io per voi, ma potete prendere nota. Quando furono passati, Elia disse ad Eliseo: chiedimi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose: ti prego, siami data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: tu domandi una cosa difficile, tuttavia, se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. La prima considerazione che possiamo fare alla luce di questa storia che tutti noi conosciamo, bellissima, edificante, fratelli cari, è che Eliseo aveva capito quanto fosse importante l'unzione di Dio nell'espletamento del compito a cui Dio l'aveva chiamato. Se lo era per Eliseo, pensate voi quanto più lo deve poter essere per ciascuno di noi. Voi tutti lo sapete al pari di me, che quello che contraddistingue il nostro movimento di fede pentecostale dagli altri movimenti
è il battesimo nello Spirito Santo. È quell'unzione che non può essere sostituita da nessun'altra cosa. La religione, in tutti i suoi aspetti, non potrà mai sostituire l'unzione dello Spirito Santo. La religione potrà pagare alcuni aspetti esteriori della personalità umana, ma non potrà mai appagare quelli che sono gli aneliti dell'anima e dello spirito, solo l'unzione di Dio. Quell'unzione, vorrei sottolineare, ed è molto importante, che non serve per esaltare se stessi, la denominazione, la Chiesa, ma perché il Signore Gesù sia glorificato. Eliseo disse: dov'è il Dio di Elia? Gesù stesso disse, ricordate, quando lo Spirito Santo verrà, mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Gloria al Signore. Cos'è l'unzione? Leggiamo in Seconda Re, capitolo 2, al versetto 14, e preso il mantello che era caduto di dosso a Elia, percosse le acque e disse, dov'è il Dio di Elia? Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero in due ed Eliseo passò. In altre parole, è quella potenza che ci mette in grado di compiere quello che Dio ha stabilito. Non ha detto Gesù, quando lo Spirito Santo verrà, vi guiderà in ogni verità, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Non è tanto importante, fratelli cari, il nostro programma quanto il suo programma. Dirà l'Apostolo Paolo, noi siamo stati creati in Cristo Gesù per compiere le opere buone, le quali Dio stesso prepara dinanzi a noi affinché le compiamo. Gesù, ricorderete, nella sinagoga di Nazareth, lesse quel passo meraviglioso del profeta Isaia, lo Spirito del Signore è sopra me, per questo mi ha unto, per evangelizzare i poveri, bandire liberazione ai prigionieri, e dai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Credo che dovremmo preoccuparci, fratelli cari, quando vediamo dei non credenti che rimangono indifferenti tra i banchi per settimane. Ciò vuol dire che qualcosa non va. L'unzione è quella che determina l'opera. In un congresso dove partecipavano varie denominazioni, qualcuno chiese ad uno dei nostri pastori la ragione per cui il nostro movimento pentecostale aveva un così grande successo. La risposta fu il battesimo dello Spirito Santo. In altre parole, l'unzione. L'unzione, vorrei farvi notare che è visibile. Al verso 8, sempre del capitolo 2, notiamo che Eliseo osservava Elia, come egli avesse preso il suo mantello e lo avesse rotolato e con esso avesse percosso le acque, le quali si erano divise in due. In altri termini, Elia era stato un esempio per Eliseo. Il Signore ci aiuti, fratelli cari, ad essere degli esempi. La testimonianza di Elia fu di sprone per Eliseo. L'unzione non è solo visibile, ma è anche personale. Elia prese il suo mantello. Fratelli miei, non possiamo dipendere dall'esperienza degli altri. L'esperienza degli altri può essere di incentivo e di incoraggiamento per tutti noi e grazie a Dio per le tante esperienze dei nostri fratelli. Ma l'esperienza deve essere personale. Vogliamo quello che Dio fa per la nostra vita, quello che Dio fa per la mia vita. Nel giorno della Pentecoste si posò una lingua su ciascuno di loro e furono tutti ripieni di Spirito Santo. Ma attenzione, l'unzione va ricercata. Notiamo che Elia, prima di essere rapito, chiese ad Eliseo che cosa avrebbe potuto fare per lui. La risposta fu una doppia parte del tuo spirito. Non ha detto Gesù, se noi che siamo malvagi sappiamo dare dei buoni doni ai nostri figliuoli, tanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Una delle cose che ho notato, ahimè, in questi ultimi tempi, che in alcune comunità non c'è più, come un tempo, una specifica riunione di preghiera per la ricerca dello Spirito Santo. Ma l'unzione ha anche un prezzo da pagare. Non lo dimentichiamo. È vero che Gesù ha pagato il prezzo per tutti noi, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte.
Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo noi che dobbiamo decidere, siamo noi che dobbiamo fare le nostre scelte. E quindi vorrei ricordare che per avere l'unzione c'è anche un prezzo da pagare, ed è anzitutto quello della consacrazione personale. Quando Elia chiese ad Eliseo di seguirlo, egli lasciò tutto e si mise a seguirlo. Dio deve avere la priorità nella nostra vita. Se non gli daremo il posto che gli compete, finiremo col metterlo all'ultimo posto. Un altro prezzo è quello della preghiera personale e comunitaria. Senza l'altosolaio non c'è unzione. Fu chiesto ad un pastore che doveva essere disciplinato quanto pregasse. Rispose: quando sono sotto la doccia. Ebbene, questa è la tua unzione. Ma non solo la preghiera perseverante, ma anche quello della fede. Ma una fede che agisce, che opera, quella fede che opera ed agisce per mezzo dell'amore, dice l'Apostolo. Perché preghiera ed azione vanno sempre insieme. La mia mente va anche a Neemia, di lui è detto che era un uomo di preghiera ed azione. Vorrei far notare che alla richiesta di Eliseo, Elia aveva risposto: tu domandi una cosa difficile, non di meno, se tu mi vedrai, quando io ti sarò rapito, quello che tu chiedi ti sarà dato. Ma se tu non mi vedi, non ti sarà dato. Notiamo che Eliseo non perse mai di vista Elia. Leggiamo che continuarono a camminare discorrendo insieme, quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo lo vide e si mise a gridare: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Poi non lo vide più e, afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi. In altri termini, si disfece del vecchio. Signore, aiutaci a disfarci di tutto ciò che è vecchio e a rivestirci di tutto ciò che è nuovo e che è creato all'immagine del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Poi raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano e, preso il mantello che era caduto di dosso a Elia, percosse le acque e disse: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero in due ed Eliseo passò. Gloria al Signore. Quella fede che vede l'invisibile, ha detto qualcuno, crede l'incredibile, ottiene l'impossibile. La mia mente va a tutti quei testimoni descritti nella lettera agli Ebrei, di cui è detto che per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti e tanti altri che per brevità non elencheremo. Talvolta ci chiediamo: dov'è il Dio dei giorni antichi, dei nostri padri della Pentecoste? Dove sono tutti quei segni che dovrebbero sempre seguire la predicazione dell'Evangelo? Fratelli miei, lui non è cambiato. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Pietro disse: questa promessa è per voi, per i vostri figliuoli e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. La risposta, cari miei, sta a ciascuno di noi. Non dimenticherò mai le parole del fratello Smith Wigglesworth, un servo di Dio del secolo scorso, il quale affermava che ogni mattina egli piegava le sue ginocchia in preghiera e non si alzava di lì finché il Signore non l'avesse riempito del suo spirito. Tra le tante testimonianze raccontate da lui, fui colpito in particolare da una, nella quale ricordava di quella volta che, mentre era in una carrozza ferroviaria, una donna che sedeva di rimpetto a lui esclamò: Signore, lei mi convince di peccato. Ed infine, a conclusione di questo pensiero, notiamo che tutti lo seppero. Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico, di fronte al Giordano, videro Eliseo, dissero: lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo. Signore, aiutaci, sia questa la mia preghiera, la tua preghiera, la nostra preghiera in quest'ora, perché anche attraverso ciascuno di noi, quel Signore che non è cambiato, le cui opere non sono venute meno, quel Signore che ancora oggi è pronto ad accompagnare l'annuncio dell'Evangelo con i segni che Egli ha promesso,
o tutti noi tutti possano sapere e vedere in ciascuno di noi che è colui che è stato fatto per noi sapienza e potenza di Dio. Dio ci benedica. Vogliamo pregare? Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu sei fedele alle promesse meravigliose della tua parola. Ti ringraziamo perché anche in quest'ora possiamo rivolgerci a te per invocare il tuo aiuto e la tua benedizione, cioè la tua dolce e meravigliosa presenza nella nostra vita, poiché desideriamo che essa sia una costante del nostro cammino. Ogni giorno, Signore, aiutaci a stare con te e tu con noi. Bramiamo con tutto il cuore, Signore, che quell'unzione, oh, che tu sei pronto a far scendere, Signore, sul nostro capo e sulla nostra vita, possa ogni giorno, Signore, riempirci, farci traboccare, poiché sappiamo anche per esperienza personale che senza di te non possiamo fare nulla. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno del tuo spirito, abbiamo bisogno della tua potenza divina e noi ti preghiamo con tutto il cuore, Signore, in questi tempi così difficili, Signore, per il mondo, per questo mondo, Signore, così travagliato, così sofferente, oh, privo di speranza, noi tuoi figliuoli salvati per grazia, mediante la fede nel sacrificio del tuo figliuolo, possiamo anelare a quella potenza divina, perché ciascuno di noi possa essere un testimone vivente di quella fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Signore, continua a benedire la tua Chiesa, benedire l'opera tua e in quest'ora in modo particolare i tanti fratelli e tante sorelle che hanno ascoltato la tua divina parola grandemente. Signore, voglia tu benedirle e consolarle. Aspettiamo, Signore, che tu mandi un nuovo risveglio di Pentecoste, di Spirito Santo sulla nostra vita, ma aiutaci a disporre ogni giorno il nostro cuore attraverso la comunione con te, a quell'opera che certamente, Signore, tu manifestai per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. I vantaggi del coronavirus. Non avremmo avuto il fratello Malvaso stasera tra noi se non fossimo stati costretti a restare nelle nostre case. E io voglio ringraziare Dio anche per la bella parola che ci ha trasmessa questa sera. Come pentecostali dovremmo dipendere di più dallo Spirito Santo, perché senza di Lui non possiamo far nulla. Gesù ha detto: io me ne vado, ma non vi lascerò orfani. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore con me, che starà con voi in perpetuo. Ma possiamo dire che lo Spirito Santo controlla la nostra vita? Facciamoci questa domanda e chiediamo al Signore di battezzarci con lo Spirito Santo. Abbiamo sentito le belle testimonianze raccontateci da Antonio durante questi due mesi che la Samaritan Purse è stata a Cremona. Hanno sparso il seme della parola di Dio e ringraziamo Dio per tutte quelle persone che sono state in contatto. È bello, i familiari non potevano essere al capezzale dei loro cari morenti, ma c'era qualcuno al loro posto che stringeva la mano, che pregava. È bello. Belle testimonianze. Io spero che possano essere scritte tutte queste belle testimonianze. So che hanno raccolto dei dati e certamente ci perverranno quanto prima. Io ringrazio Dio per l'attività svolta dall'Associazione Evangelistica di Billy Graham, con la quale ho condiviso diversi anni della mia vita. E sono grato a Dio perché proprio in seguito a una conferenza tenuta da Billy Graham io ho deciso di lasciare la mia attività lavorativa per dedicarmi a pieno tempo al Signore. Ringrazio Dio per la sua fedeltà. Egli mi ha assistito, mi ha aiutato fino ad oggi. 82 anni e
e passa, e ringrazio Dio. Non so quando il Signore mi chiamerà, ma come è avvenuto per mia sorella, che aveva 80 anni, e come è avvenuto per mio cognato, che ne aveva qualcuno di più, la stessa cosa potrà accadere per me. E per quelli che hanno più o meno la nostra età. Ma vogliamo andare avanti, vogliamo andare col Signore. La nostra vita è stata dedicata al Signore. Come ha detto mio cugino, sono contento che anche lui da adolescente ha accettato Gesù. E quelli che l'hanno fatto adolescenti ancora oggi sono testimoni oculari della bontà di Dio. Vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo investire di più la nostra vita per gli scopi eterni. Parlare di Gesù è la più grande soddisfazione che un uomo possa avere, è quando una persona abbandona i propri peccati e si converte a Gesù. È la cosa più bella che possa esserci. Ci sono tanti figli di credenti che purtroppo vivono una vita disastrata, alla deriva, e noi vogliamo pregare per questi figli prodighi. Vogliamo pregare che Dio li porti a casa e possa veramente agire. Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il potere di trasformare le nostre vite. Io non vedo l'ora di riascoltare il nostro fratello Antonio Marino. Lo aspettiamo con gioia e vorremmo sentire ancora tante belle testimonianze. Ringraziamo la sorella Nilla che è stata nostra ospite questa sera e se vi interessa vi darò volentieri il suo contatto per leggere le belle testimonianze che lei ogni giorno, dalla mattina presto fino a sera tardi, mette appunto in rete delle belle testimonianze che invogliano, che incoraggiano a crescere nella fede. Amen. E noi vogliamo ringraziare il Signore e non dimenticate che ci troveremo venerdì prossimo alle ore 21. Signore benedica, grazie ai nostri ospiti Antonio e Enilla. Amen. Buonanotte a tutti. Pace. Soprattutto al nostro oratore. Caro cugino, grazie. Ti manderemo un libro a ricordo di questa serata. Il Signore ti benedica, Roberto.